Mi emoziono a leggere il nome Amelia Casablanca, mi emoziona stare tra i suoi abiti, ancora di più accanto a uno della famiglia, della vostra meravigliosa famiglia. Fabio, siamo nello stand di Amelia Casablanca, Si Sposa Italia, è un piacere incontrarti e rivedervi dopo tanto tempo. Ciao Fabio. Grazie, grazie a voi, anche noi eravamo desiderosi di ripartire, di esserci e insomma di essere protagonisti con la nostra collezione anche per questo 2023, nel segno della ripartenza, della speranza, dell'ottimismo. Dell'ottimismo. Sono stati anni difficili, Fabio, dal punto di vista professionale ma anche personale per voi, familiare, anni che vi hanno in qualche modo cambiato, turbato, però credo e immagino, per quello che vedo, che avete trovato stimolo, forza per questa grande ripartenza di un brand così importante che ha un nome altrettanto importante che ricorda la vostra mamma, Amelia. Eh sì, insomma, desiderosi di poter dire la nostra, di andare avanti nel segno e nel solco che era stato tracciato dai nostri, diciamo, titolari, che sono stati i fondatori dell'azienda. E quindi andiamo avanti in questo mercato all'interno del quale ci proponiamo ancora una volta con lo stile romantico, con lo stile principesco, con quello che ormai in tanti definiscono stile Casablanca. E beh, è inconfondibile lo stile Casablanca. Amelia Casablanca è un brand italiano, intanto è un'eccellenza, una delle poche eccellenze del vero made in Italy, è siciliana l'azienda. Io ho avuto il privilegio, il piacere intanto di conoscere Amelia, Giovanni, di entrare nella vostra casa e nei vostri laboratori, quindi so esattamente di cosa sto parlando e che cos'è ognuno di questi abiti. Guarda, il nostro è un mercato di riferimento veramente molto specifico, ricerca del materiale, ricerca e accostamento dei dettagli, siamo perennemente, diciamo, sul mercato per cercare di stupire le nostre clientele sempre più attente. Prodotto rigorosamente made in Italy, pizzi assolutamente francesi e originali che camminano con tanto di certificato di garanzia e ricami fatti in sede nella nostra terra in Sicilia. E del resto Marco lo sa, perché è stato anche nei nostri laboratori aziendali, sa come sapientemente le nostre sarte si occupano della realizzazione e del confezionamento di questi capi, che sono degli unici, dei pezzi particolarissimi. Ognuno che vengono costruiti sui manichini uno ad uno. Ma sì. Ogni abito è differente dall'altro, nonostante sia abito della stessa collezione. Sì, è vero, è vero, è vero. Guarda, ti racconto un aneddoto. A volte ci viene anche difficile prestare, tra virgolette, questi capi ai nostri negozianti, perché questi capi molto spesso viaggiano per i nostri punti vendita per fare servizi fotografici, ad esempio, e molto spesso li richiediamo indietro perché abbiamo bisogno del capocampione per diciamo dar vita ai nostri pezzi, che debbono essere, diciamo, magari esportati in Cina piuttosto che in Russia, dove in questo momento abbiamo dei validi, diciamo, rivenditori internazionali. Siete presenti in tanti paesi, sì. Sempre di più, devo dire, siete molto impegnati attivamente con le vostre collezioni attraverso i vostri rappresentanti in, sì, tutto il mondo. Sì, diciamo, questo è anche un lavoro di squadra, un lavoro che parte anche da una programmazione di base fondamentale. Noi abbiamo anche un settore all'interno dell'azienda che si occupa di internazionalizzazione del brand, abbiamo del personale che è sempre, diciamo, attento anche alle novità legislative che, grazie a Dio, in questi momenti particolari lo Stato sta diciamo, contribuendo ad aiutare le aziende che, come noi, cercano di mandare fuori il meglio del Made in Italy. Quindi mi riferisco ad esempio all'Istituto Commercio con l'Estero, quindi occhi aperti anche ai bandi internazionali, quindi noi ci siamo anche grazie agli aiuti dello Stato, questo voglio anche sottolinearlo. Ecco. Beh, fortunatamente soprattutto ancora di più in questo periodo, in questa fase molto delicata. Fabio, vorrei chiederti,
Gli abiti di Amelia si distinguono di Casablanca, sì. Chiaramente sono riconoscibili tra migliaia, chiaramente un vostro abito lo si identifica subito. Qual è il mercato oltre l'Italia che oggi vi dà più soddisfazione e quindi dove c'è più richiesta? Ma sicuramente voi anche per l'incidenza dal punto di vista demografico, la Cina al momento è il mercato che la fa da padrona. Diciamo che i nostri rappresentanti cinesi sono con un occhio attento, stanno affinando il loro occhio, che sta diventando sempre più esperto, e quindi si riesce a capire ciò che c'è dietro il dettaglio. Riescono ad apprezzare i nostri negozianti cinesi tutta la filiera che c'è dietro, quindi un apprezzamento anche a questi signori che cominciano anche ad innalzare il livello del gusto e a comprendere ancora meglio quello che c'è dietro ogni lavoro che viene proposto. Fabio, mentre parlavi del mercato cinese, mi vengono in mente le fabbriche cinesi dove vengono prodotti migliaia di abiti da spose per diversi brand in tutto il mondo. È un po' un paradosso che i cinesi, produttori, grande manodopera di abiti, non solo da sposa ma per l'abbigliamento, anche per quello che è il costo ovviamente della produzione di un abito, scelgono i vostri abiti prodotti in Italia. Sì, quello che dici tu è assolutamente vero, del resto anche dal punto di vista burocratico è un po' un paradosso, però ripeto, siccome ci rivolgiamo a una nicchia di mercato che è sempre più attenta e a un consumatore che è sempre più predisposto ad acquistare un prodotto di un certo livello, è chiaro che la nicchia della Cina, la nicchia della Cina, che è notoriamente un paese con qualche miliardo di abitanti, sì. La nicchia della Cina per noi corrisponde a una grande fetta di mercato. Di conseguenza selezionato. Esatto. Fabio, grazie. Grazie a te. Noi siamo sempre felici di incontrarvi, di ammirare i vostri capolavori, i vostri abiti meravigliosi che rendono ogni sposa realmente una principessa. In tutto e per tutto. Fabio, i nostri saluti a voi, alla vostra famiglia, al vostro entourage, al vostro staff, a chi lavora insieme a voi e alle spose che vi scelgono ogni anno. Grazie Fabio. Doveroso ringraziare anche lo staff che collabora alla realizzazione di questi capi. Grazie Marco, gentilissimo. Buon lavoro. Buon lavoro a voi.